La pervasività che ormai l'elettronica ricopre nel panorama musicale ha permesso che il Conservatorio Rossini aprisse le porte al primo concorso internazionale di composizione elettroacustica tridimensionale, un concorso denominato ISAC 2023, come lo stesso Eugenio Giordani, direttore per 40 anni della Scuola di Musica Elettronica al Conservatorio di Pesaro, aveva cercato di instaurare prima della sua scomparsa nel 2020. Se Giordani ne aveva curato l'idea, David Monacchi ora ne ha elaborato le sfumature, generando una rassegna di concerti acusmatici 3D nella coccolata sonosfera che Pesaro dispone. Fino al 9 giugno sono ben 77 gli artisti candidati provenienti da 26 paesi del mondo a mettere in risalto le loro creazioni elettroacustiche. Questo concorso di composizione elettroacustica, e quindi, come dire, mette insieme ancora una volta il Comune di Pesaro con il Conservatorio, perché tutta la parte che di ideazione chiaramente è stata a cura dei nostri docenti di musica elettronica, quindi per primo Davide Monacchi, maestro Casetta Carmine Cella, e quindi, come dire, per noi è un motivo di grande orgoglio. E tra l'altro questo primo concorso internazionale ha avuto un notevole successo, 77 iscritti, e porta il nome del grande Eugenio Giordani, che per la nostra città e per il nostro conservatorio è stato un illustre maestro. Abbiamo ben portato a conclusione e alla fine quelle che sarebbero state le idee, le istanze più chiare di Eugenio. Sai, quando si parla di musica elettronica si parla di una galassia di approcci oramai che non ha fine, ma c'è una musica elettronica di origine, c'è una musica che oggi viene chiamata musica elettroacustica di ricerca, che è quella che fonda le sue radici negli anni 40. La musica elettronica, diciamo, ha più o meno 60-70 anni. Ed Eugenio era molto agganciato a queste radici storiche del pensiero compositivo musicale elettronico. Due saranno le giurie che decreteranno i primi tre classificati. La prima nazionale è composta da docenti di conservatori italiani, tutti ex allievi della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio Rossini, mentre la seconda internazionale, frutto di una collaborazione con l'Università di Stanford, Vancouver e Oslo. I brani sono stati già selezionati, ma gli autori verranno per fare quello che viene chiamato un final mix, un missaggio finale, come dire, un raffinamento in loco delle loro composizioni. Questo concorso dà anche la possibilità ai tre premiati che sono arrivati di lavorare alle proprie composizioni in sonosfera in una mini residenza artistica che li vede poter confrontarsi con uno degli strumenti per la generazione del suono tridimensionale più complessi al mondo. Siamo molto contenti e aspettiamo il pubblico di Pesaro anche ad ascoltare il risultato di questo concorso in sonosfera, perché è un'esperienza veramente unica, ma non unica in Italia, unica in Europa, di ascoltare composizioni di questo livello innovativo, di questo livello di frontiera dentro uno spazio che è così evoluto. Abbiamo questa grande professionista di composizione elettroacustica che è Natasha Barrett, che è la presidentessa della nostra giuria, che arricchisce ancora di più questa commissione di alto profilo.